Cari amici, ben ritrovati con Detto tra noi, la trasmissione che vuol far dire la verità, tutta la verità ai propri ospiti. Oggi abbiamo una persona importante, il vice sindaco della città di Oria, Claudio Zanzarelli, che è anche la delega ai lavori pubblici e soprattutto all'urbanistica. Intanto, assessore, grazie per aver accolto il nostro invito. Parliamo subito della sua esperienza politica. Lei è espressione del Partito Democratico. Prima di questa avventura, chiamiamolo così, che cosa ha fatto da un punto di vista politico? Allora, intanto anche il mio ringraziamento intanto per la persona importante, direi proprio che non è il mio caso. Diciamo, ho accettato veramente con piacere l'invito che mi ha rivolto Idea Radio, perché fra l'altro è una radio che seguo, che mi piace, che fa informazione, buona musica, e questo non poteva che farmi partecipe, diventare protagonista anche se solo per qualche minuto della vostra emittente. La mia esperienza politica veramente nasce un po' per caso, ma nello stesso tempo diciamo è stata una bella avventura che avevo tanto il desiderio di fare, perché in un periodo storico un po' di anni fa, quando la parola politica era una parola usata diciamo in maniera negativa, io credevo molto invece che fosse veramente il massimo dell'espressione caritatevole che un uomo può offrire, così come altri più illustri di me in altro tempo hanno detto. Pertanto mi sono affacciato un po' per amicizia, un po' per caso, in una realtà, quella di Oria, in cui vedeva un partito, quello dei Democratici di Sinistra di allora, praticamente svuotato. E in quell'occasione, insomma, un gruppo di giovani prese, fra cui insomma anche me, prese in mano il partito e cominciamo a fare questa esperienza. Tanti anni di dura opposizione, perché Oria è stato un governo di centrodestra per diversi anni, fino a questa proclamazione, insomma, ci ha visti vincitori le ultime amministrative. Da qualche mese, insomma, abbiamo avviato questa esperienza politica di amministratore che, insomma, spero ci porti lontano. Ecco, parliamo appunto di questa esperienza di amministratore. Quali sono i programmi che la giunta del sindaco, ricordiamolo, e poi un amico anche mio personale, Pomarico, vuole mettere in campo, soprattutto in riferimento ai lavori pubblici e all'urbanistica, che sono due deleghe fondamentali per una città poi come Oria. Anche questo, diciamo, ho avuto l'incoscienza inizialmente di accettare l'incarico per quello che non immaginavo rappresentasse veramente il cuore pulsante di un'amministrazione comunale, perché effettivamente questo assessorato, ma più in generale l'ufficio tecnico di un comune, rappresenta veramente l'anima, il cuore pulsante, dicevo prima, di tutta l'attività amministrativa. L'hai nominato tu prima, il Cosimo Pomarico, il nostro sindaco, diciamo, è la doppia fortuna che mi è capitata, perché avere un sindaco come Cosimo Pomarico, io sinceramente lo reputo veramente un grande privilegio, perché significa poter lavorare serenamente, perché qualsiasi errore c'è lui che ci aiuta poi a correggerlo, perché è veramente un grandissimo sindaco, un grande amministratore. Per ciò che riguarda lo specifico della mia attività, diciamo che appena arrivato il primo grosso problema che riguardava tutta l'amministrazione, non nello specifico i lavori pubblici o l'urbanistica, è stato quello di rientrare in una situazione economica deficitaria che è legata strettamente al patto di stabilità. Per essere più precisi, il comune di Oria forse è anche virtuoso dal punto di vista economico, perché ha delle riserve importanti maturate con un'amministrazione sana durante il corso di tutti gli anni che ci hanno preceduto, devo dirlo con serenità questo. Però il patto di stabilità, cioè questa, diciamo, morsa che lo Stato ha messo da un po' di tempo a questa parte ai comuni, cioè quello di dire: guarda, qualunque sia la disponibilità economica che il vostro comune ha, voi potete spendere fino a un X somma. Quando siamo arrivati noi, solo 6 mesi fa praticamente, abbiamo trovato, rispetto a questa cifra che c'era stata imposta, una somma di circa 700.000 euro, fra i 600 e i 700.000 euro, che dovevamo assolutamente recuperare per poter. Quindi, diciamo, l'aspetto economico purtroppo è stato il primo grande obiettivo, il primo grande traguardo che ci siamo posti per rientrare in questo patto di stabilità per il 31-12. E posso dire che questo è stato un traguardo al quale siamo arrivati, veramente con enorme soddisfazione da parte di tutti, con un lavoro veramente importante da parte di tutti gli amministratori, tutti gli assessori. In particolare per il mio contributo che ho potuto dare a questa cosa, diciamo, due cose importanti ci hanno un pochettino aiutato a raggiungere questo obiettivo, e sono stati, diciamo così, il mettere le mani su un progetto vecchio Oria che riguarda il mattatoio comunale, il quale era un progetto che praticamente i lavori erano stati consegnati, finiti nel 2008.
per cui ho trovato che dal 2008 fino ad oggi le fasi di collaudo, sia amministrativo che tecnico, in particolare quello tecnico, praticamente dormivano. Dormivano per una serie di problematiche, anche alcune delle quali anche comprensibili, però diciamo che è stata una forte accelerazione e siamo riusciti a recuperare una grossa fetta di soldi, più di 260.000 euro, da parte della Regione Puglia che avevamo anticipato come comune, quindi questo è stato già il primo grande traguardo, che poi è un traguardo che si allarga perché oltre all'aspetto economico c'è il fatto che finalmente il mattatoio è collaudato, è pronto per essere dato in gestione a un'azienda che ci auguriamo possa portare lavoro nel nostro comune in un periodo storico dove ce n'è tanto bisogno. Io non so se televisivamente mi sto allungando troppo nelle cose. No, va benissimo, assessore. No, ma mi fa piacere perché lei comunque sta raccontando passo passo ciò che è accaduto. Io voglio farla arrivare anche all'ultima notizia che un po' tutti abbiamo letto, che è questo discorso del TAR che ha messo un pochettino, e credo, in difficoltà l'amministrazione Pomarica. Prima poteva contare su qualche voto in più in consiglio comunale e che molto probabilmente in futuro dovrà fare un po' i conti anche con il singolo consigliere comunale. Che cosa accadrà da un punto di vista gestionale a suo avviso? Ci saranno delle ripercussioni, ci saranno dei freni, oppure si può essere più uniti e si può andare avanti meglio? Beh, intanto per lo specifico, diciamo, la mia sorpresa di fronte a questa sentenza del TAR, lo dico veramente non aspettandomi questo risultato, perché la cosa, diciamo, senza entrare nello specifico tecnico, ma non avendo fra l'altro neanche letto ancora le motivazioni della sentenza, avevo dato per scontato che comunque sarebbe rimasta la maggioranza così come assegnata, perché molto semplicemente c'è stata una commissione elettorale, quindi di persone tecniche che conoscono bene come funzionano certe cose, a differenza di chi invece magari come me si approccia, diciamo, per quelle che sono le conoscenze un po' di tutti i cittadini, no? C'è stata una commissione elettorale che si è insediata nel comune di Oria, è stata lì per moltissimo tempo, pagata per fare questo lavoro, ha espresso un risultato che è quello di dare la maggioranza al sindaco. Il TAR praticamente dice, permettetemi fra virgolette, che praticamente questo, diciamo, lavoro è stato inutile perché hanno sbagliato completamente secondo il TAR, perché la maggioranza non andava data. Detto questo, che secondo me è una promessa fondamentale, bisogna dire che noi siamo molto sereni, lo è il sindaco. Certo, governare con una larga maggioranza significa stare più sereni durante tutto il mandato. È vera però una cosa, che l'approccio col quale ci siamo avvicinati a questa esperienza politica, sia per chi è più di esperienza di me, sia per chi come me si avvicina, è talmente, diciamo, di disponibilità quasi alla cosa pubblica, nel cercare che nel momento in cui non ci dovesse essere più la maggioranza, con serenità noi siamo pronti, insomma, a metterci da parte. Bisogna dire una cosa, che siamo fiduciosi che qualunque sia il numero della maggioranza, comunque governeremo bene, perché c'è molta unione fra di noi, il legante fondamentale è il sindaco in questo, perché veramente è il sindaco di tutti, non di un'espressione politica in particolare, e tutti veramente ci sentiamo molto rappresentati da lui, per cui crediamo di poter governare a prescindere dai numeri. E poi Oria è anche abituata a questa cosa, partendo da Ardito, Ferretti, anche con quelle amministrazioni ci sono stati degli ex aequo che poi hanno portato avanti, insomma, la stessa amministrazione. Assessore, qual è il prossimo obiettivo che lei vuole raggiungere con il suo assessorato, lavori pubblici o urbanistica? Guardi, io mi ero preparato tutta una lista di cose che già fatte e da fare. Chiaramente capisco che forse non ci si può allargare. Qualcuna in particolare però ce lo può dire? Allora, diciamo che intanto ci sono una serie di lavori da fare in maniera immediata che riguardano l'arredo urbano, tutta una serie, perché io ho trovato un paese piuttosto vecchio, strade malmesse, marciapiedi rotti, impossibilità di camminare in alcuni tratti, canali di scolo delle acque meteoriche che non funzionano. Ho trovato un paese un po' disastrato, devo dirlo, e poter intervenire subito, con forza, su queste cose non è facile, non è stato facile e non lo sarà, per cui il massimo impegno intanto è soprattutto per queste cose, perché voglio cercare di ridare alla città di Oria quell'aspetto immediato così che merita, perché Oria sappiamo bene è un paese che si presta molto anche all'attività turistica, per cui deve essere un salotto, diciamo così, perché per chi ci entri, insomma, deve trovare un paese più bello di quello che oggi attualmente purtroppo non si
presenta. Ma ci vogliono investimenti economici considerevoli. C'è bisogno di investimenti economici considerevoli. Noi abbiamo impegnato una serie di somme che siamo riusciti a recuperare, dicevo, con quel lavoro importante che abbiamo fatto nella prima fase, che abbiamo già impegnato e che siamo pronti a spendere per questo, diciamo, riqualificazione del territorio, che è fondamentale, importante. Tutta una serie forse di piccole cose, ma che renderanno il paese sicuramente più bello. E poi, diciamo, di cose da fare ce ne sono tantissime. Intanto posso dire con serenità che la strada di collegamento Oria, Superstrada Brindisi-Taranto, la cosiddetta Sant'Andrea, a gennaio finalmente vedrà l'inizio dei lavori. Adesso si sta facendo una piccola gara con poche ditte che devono prendere l'appalto per il primo tratto che riguarda la proprietà comunale, un altro tratto verrà fatto ad aprile dalla provincia e completeremo così un'arteria stradale fondamentale, di interesse fondamentale per tutta, non solo per Oria, ma io credo per tutto il circondario. Poi c'è da dire che stiamo realizzando un palazzetto sportivo che ci è stato fortunatamente finanziato nella zona industriale, un bel palazzetto. Vado veloce così le posso elencare tutte. Fra un po' ci consegneranno i lavori di Parco Montalbano, un parco stupendo che veramente ritornerà in mano ai cittadini oritani, dove veramente un orto botanico veramente che vale la pena, insomma, avere in un paese e che noi siamo veramente orgogliosi di avere, verrà fra poco riconsegnato. Partiranno a brevissimo, subito all'inizio 2012, i lavori per la riqualificazione del centro storico in un progetto che noi comunemente chiamiamo Piazza Cattedrale, ma che in realtà va, insomma, a riqualificare tutto il centro storico del nostro paese, che si aspetta ormai da tempo. L'asilo nido hanno terminato i lavori, stiamo aspettando alcuni piccoli passaggi che riguardano ingresso per poterlo ridare, insomma, all'attività che si è sempre svolta in quella zona. La zona industriale pure ormai è poco dalla consegna dei lavori, insomma, cioè, tutte queste piccole grandi cose che veramente ormai sono ad un passo, perché una cosa importante che ha fatto pure questa amministrazione, io credo lodevole, è stata quella di non azzerare il lavoro precedente, a prescindere da chi veniva, da come veniva, eccetera eccetera. Io credo che sia un fatto virtuoso questo, che intanto abbiamo preso tutto quello che già c'era, in un periodo come questo in cui è veramente un peccato buttare ciò che è già stato già fatto, non ci siamo nemmeno dilungati troppo sul pensare se era opportuno o meno. Ci siamo posti intanto come obiettivo quello di portare a termine i lavori esistenti e credo che lo stiamo facendo in maniera molto brillante. Parco Montalbano, io ricordo, forse è nato anche con la Giunta Ferretti. Un vecchio progetto finanziato, portato avanti fino a un certo punto, poi un po' abbandonato probabilmente, non lo so, comunque diciamo poco sollecitato ad andare avanti. Oggi crediamo che i lavori siano ormai arrivati a buon punto e siamo pronti a prendere, diciamo, orgogliosamente il cronoprogramma di tutto quello che manca per poter poi pensare all'inaugurazione definitiva del parco. Sì. Assessore, io ho notato, lei è sposato. Sì. Che cosa è cambiato in famiglia, il rapporto con la famiglia, dopo questo incarico, questa avventura da assessore, da vice sindaco poi della città di Oria? È cambiato qualcosa? Sì, tantissimo. Questo veramente è una cosa che prevedevo poco, pensavo che ci fossero tempi e ritmi diversi. La scorsa settimana, tanto per fare un esempio, alcune notti sono andato a dormire a mezzanotte, qualche altra non sono andato a dormire proprio, cioè la mattina sono andato a fare colazione, perché necessariamente si hanno dei tempi talmente... Faccio un esempio, abbiamo salvato un progetto di 350.000 euro destinati alla scuola Enrico Fermi di Oria, che prevedono il cambio degli infissi, intonaco a cappotto, eccetera eccetera, un ascensore per disabili, che ormai praticamente se fossero passati 3-4 giorni avremmo perso. Perché, per cui lei immagini, no? Per chi sente sopra la responsabilità di una cosa così grossa, come può, insomma, fermarsi a pensare che sia necessario dormire? Quindi in alcuni casi si deve anche rinunciare a questo, però lo sto facendo con entusiasmo, mi piace. E devo dire grazie anche a mia moglie che mi sopporta per... e che sta facendo sacrifici considerevoli. Sì, ho un bambino di un anno e pochi mesi, che veramente trovare lo spazio e il tempo di poterlo coccolare, abbracciare, diventa veramente complicato. Adesso è presto, però qualche altro anno e poi quando diventerà grande avrà bisogno veramente di essere seguito. Sì, senz'altro, veramente ha toccato un aspetto problematico questo, che comunque sto cercando di organizzare anche perché merita il giusto.
giusto spazio anche la famiglia alla quale sono molto legato. Eh sì, perché come diciamo noi spesso abbiamo di fronte degli amministratori, ma questi amministratori sono uomini, sono padri di famiglia, sono mariti e che devono anche guardare a questo aspetto. Noi lo consigliamo sempre perché soltanto in questo modo si fa bene anche l'altro lavoro. E vedo che lei, assessore, sta facendo fatica, però insomma la buona volontà ce la sta mettendo. Ecco, io concluderei qui questo nostro spazio, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che se ci volete vedere come siamo belli potete andare sul sito internet www.idearadionelmondo.it, cliccare nello spazio dedicato ad Orie e vedere questa nostra intervista con il vice sindaco Claudio Zanzarelli, che ringraziamo e niente, diamo appuntamento per una prossima occasione.